Wakekuju, ben ritrovati dal vostro Andrini Croatuno e bentornati finalmente dopo quasi un mese di assenza, se non di più, su Pokémon Ultra Sole. A dire la verità, non so bene quando ho caricato gli ultimi episodi del Team Rainbow Rocket e la verità è che io sto giocando praticamente poco dopo aver registrato e quindi non so quando l'ho caricato, però ad ogni modo cosa bisogna fare? Dunque, ci dovrebbe essere un evento, ora che entriamo a casa, di nostra madre che incontra un altro Meow. No, forse non c'è. Ti stai divertendo, mi sembri stanco ma felice, riposati un po'. Ok, madre. Non so come si attiva l'evento del Meow. Praticamente sarebbe il nostro Meow che incontra un Meow di Alola e combattono all'ultimo sangue. Non so come si attivi, a dire il vero. Non so se devo affrontare di nuovo la Lega oppure no. Ad ogni modo, diamoci da fare. Proviamo a parlare con il nostro mio. Eccolo, perfetto! Hey! Con permesso! Miau, miau! Oh, ammiro la spontaneità degli abitanti di Alola. Entrano sempre senza bussare. Io sono una nobildonna che adora Miau. La gente mi chiama la Miau Lady. Ho sentito dire che a casa vostra c'è un Meow e sono venuta fin qui da Wally per dare un'occhiata. È troppa strada ha fatto lei, signora, eh? Questo è il mio doratissimo Meow. Si chiama Sua Maestà Meow. Che verso sublime. Che espressione sopraffina. Che raffinatezza irresistibile. È impossibile restare indifferente di fronte a cotanta aristocrazia. Sono estasiata. E questo... questo qui sarebbe un Meow di canto, giusto? Certo che ha un'espressione un po' imbambolata rispetto a quelli di Alola. Senza offesa, naturalmente. Signora, senza offesa, i Meow di Alola sono tutti quanti dei grandissimi ciccioni. Specialmente quando si evolvono in persona che sembrano Garfield. Meow? Ma si figuri, i Meow di Alola hanno un'aria molto elegante. Vero? Sono felice che la pensiamo entrambi allo stesso modo. Nostra madre è incazzata nera, in realtà. Comunque, il mio Meow raggiunge l'apice del suo splendore durante la lotta. Vero, Andrea? Certamente, mamma. Mai contraddire la mamma. Oh, ma certo, è assolutamente normale. Anche sua maestà Meow lotta in modo magnifico, oltre a essere la bellezza fatta Pokémon, si intende? Sarebbe inutile mettere i nostri due Pokémon a confronto, non voglio farvi perdere tempo. Ma potremmo fare una piccola sfida per vedere quale Meow è migliore in una lotta. Buona idea. Meglio lasciar fare al campione, però. Andrea, conto su di te. Non so cosa è successo a quella signora, ma per un attimo si è palesata una specie di barriera in mezzo a lei, quindi si è compenetrata male. La Meow Lady manda in campo Meow. Chissà cosa volesse mandare. Andrea manda Meow di mamma. Ok. Oh, prima gen... Oh mio Dio! Lotta con Meow. La borsa! Che espressione tranquilla che c'ha la mamma! Anche quando urla! Il Meow... Ma che cosa, madre? Allora, se avessimo avuto... altre mosse sarebbe stato meglio, però... Oddio, in teoria... essendo che è tipo buio, andiamo di furto perché voglio rubargli la mossa. No, ho fatto. Ma volevo fare bruciapelo anch'io. Ma con furto, ma. Che attacco terribilmente convenzionale. Ma ho fatto furto! Con quell'espressione imbambolata c'è da coprirsi di ridicolo. Oh mio Dio. Nostra madre è incazzata nera. Giorno paga, baby! Sì, sì. Beccati questo. Manda segno un brutto colpo per fare bella figura. Ci sono monete sparse ovunque. Oddio, poverino. Il mio oro amico non ha più energie. Mamma mia, con un colpo solo? Il mio lady. Ma tu, chi sei? Sono solo un'umile allenatrice che tempo fa chiamavano Miss Graffi Miao. Come...
Ma proprio quella famosa Miss Graffimiao di canto? Non può essere! Tu, Adalora! E nostra madre se la ride. E certamente se la ride. Tornerò a renderti marcia molto presto. Andiamo, miau. Mi stava mezzo addormentato. Certo, ci conto. Che nostra madre fosse un tempo campione di Alola, di canto, voglio dire. In teoria accanto ci sono oltre 100 campioni, tra i vari anni. Sembra proprio che ci siamo fatti dei nuovi amici, vero, miau? Cosa? Madre? Cosa? Potresti passare per una della mia età? Forse. Sì, diciamo di sì, madre. Ok, e ora c'è una piccola cosuccia da fare. Dovrei andare a recuperare... chi è che devo recuperare? Nebby, Cosmog. Io non ricordo se devo andare di qua prima per poter andare poi all'altare solare, sinceramente, perché non l'ho ancora visitato questo posto, il lago lunare. Ah, ecco, qua c'è l'ultra pattuglia, vedi? C'è anche un signore lì. Salve, ragazzi! Interessante, oltremodo interessante. Dunque, questo è il lago lunare, affascinante. Sembra che questo luogo sia collegato a un mondo parallelo in tutto e per tutto simile ad Alola. Zoe? Frida l'entusiasmo Darus, voglio fare il giro delle isole. Chissà se mi daranno un giandolo del giro delle isole se mi trasferisco qui da Alola. Ma è più bassa di me? Ah no, perché lei si piega. Perché si piega per parlare? Ha dei problemi alla vescica quando parla con me? Eccola qua, una TM, ne siamo bene, UMT. Io purtroppo sono molto influenzato dal parlare inglese perché guardo troppi video in inglese. Davvero troppi. E quindi mi esce da dirlo in inglese, MT, TM, MN. Io non ho mai capito a cosa servano queste porte. È possibile che l'altare solare venisse utilizzato come una specie di chiesa? E tutte queste porte siano solo delle stanze? Dove una volta c'erano i sacerdoti che compievano la messe. No, aspetta, la messa. La messa è un'altra cosa. Compievano la messa qui, dove accoglievano la messe. Ecco, ora è giusto usarlo in questo modo. No, però non c'è. Mi sono appena ricordato che ci si può andare di notte. Bene, quindi andiamo. Nel mondo parallelo. Lo sapete che io credo di aver lasciato Pokémon Sole l'ultima volta che ho giocato nel mondo parallelo? Credo di aver salvato nel mondo parallelo. E non cambia molto, a dire il vero. Da quello che ho visto non cambia nulla. Non so perché mi dà questa impressione. Mi dà un'impressione di sbagliato il mondo parallelo, però in realtà non cambia nulla. Non ha nulla di diverso alla fine. Ok, andiamo qui, con volo, dato che l'ho visitato. Non so se era da visitare per forza, però ad ogni modo mi sono ricordato che poi bisogna cambiare l'orario, o meglio, andare la notte. E ho cambiato l'orario al 3DS, perché non è che posso aspettare che passa tutta quanta la giornata. Cacchio, sono le 11 di mattina. Se devo aspettare le 8, tanto vale che vado, che cambio l'orario. Ma non ci sono qui l'ultra pattuglia, non c'è più. Banda di sfaticati. Peggio di me. Guarda Tauros come corre, imponente, sprezzante del pericolo. Ma se io ti metto dritto, perché tu vai per storto? Ok, ci siamo. Ok è la mia citazione. Oh oh, con Tauros lo travolgevamo. All'improvviso il galeo ruggisce rivolto al cielo. La Liona! Perché poi la Liona? Ma Lunala? Lunala pure fa un verso peggiore. Mai Napa, una cosa del genere. Eccolo qua. È un Cosmog. Oh mio Dio. Un Cosmog? Ma io nella borsa ho delle Pokéball? Se non ho le Pokéball sono Fregetto'l.
Ah, ce l'ho. Però la metto su in cima a tutte. Perché se no dopo mi frega le altre, ball. Tipo se c'ho una master ball mi frega quella. Oh. Non posso fare così. Dai. Preciso, guarda. Vuoi portare Cosmog con te? No, guarda, lo lascio qui. Sono venuto apposta. Momog! Andrea riceve un Cosmog. Che bello. Diamo un soprannome a questo Cosmog. No, non glielo do. Non so come chiamarlo. Cosmog diventa, sì, a livello 54 mi sembra si evolva. E noi lo prendiamo al 53. Altezza 0,2, peso 0,1 kg. Il suo corpo è formato da gas. E con un soffio di vento se lo porta via. Bella roba. Bella roba davvero. Lunalium Z che Cosmog aveva con sé. Lunalium Z? Ma io con... Ma con Solgi non ho il Solgaleium Z o come si chiama. Ah sì, c'è Solgaleium. Ah, ok. Ma perché danno anche Lunala? Che si possano prendere tutti e due? Oddio, in teoria sarebbe una cosa anche logica poterli prendere tutti e due, ma non lo so. Io veramente questi giochi, principalmente Ultra Sole e Ultra Luna, non mi sono informato di nulla. So come accedere agli ultravarchi per catturare le ultra creature. E so qualcosina sulle shiny chain. Ma il resto non ho idea, ragazzi. Non ho assolutamente idea. Se si possono catturare. Se si possa catturare anche Runala. La banda dei Ditto. La cena con Olivia. Eccoci con Olivia, con Alixia. Che poi comunque sia faremo, anche quello è il video. C'ho un po' di cose in sospeso. Ad ogni modo, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.